Vince l'aggresso, figli della me. Siamo qui con il professore, grazie a Dio, era ora, Mauro Biglino. Sì, grazie a voi, però lasciamo stare il professore, perché il professore è una di quelle cose che evoca. Posso andare in bagno? Ecco, sì, allora con questo senso sì, va bene, ma lasciamo stare la terminologia che evoca chissà quali scenari, stiamo tranquilli, parliamo di cose, e soprattutto cose molto serie ovviamente, però direi, per me è piacevole parlarne in modo divertente. Perfetto, e infatti noi... hai già cominciato malissimo, professore, grazie a Dio. Vabbè, e comunque grazie che gli ho detto, per carità di come Dio. Lui che asserisce. Tra l'altro, hai notato il nostro saluto al pubblico? Sì. Felice regresso. Guarda che, cioè, volevo spiegare un attimo il nostro saluto, che come diceva Papa Francesco, che lui ne sa un botto, sì, bisogna tornare un po' indietro, perché abbiamo troppe cose che gravano, soprattutto troppa tecnologia che ti lobotomizza. E quindi noi auguriamo e auspiciamo ai nostri ascoltatori di regredire, no? Regredire ma felicemente, sì. Di regredire. Diciamo riacquisire un pochettino di umanità. Esatto, è che è un po' quello che ci distanzia troppo da quello che è un rapporto umano che in questi ultimi tempi manca. Siamo seguiti da un pubblico molto giovane, ma anche tanti adulti. Okay. E tantissime persone che ci seguono, seguono anche lei. Sì. Adesso le do del lei, prima ti ho dato del tu, non so più. Sì, va bene, decidiamo. Diamoci del tu? Sì, dai, diamoci del tu. Hai del te. Anche del te, anche del coloro, vedete voi. Insomma, l'importante è che... Ma del coloro. Ma, diamoci del tu, diamoci signor del Mauro, tu, dai. Signor Mauro, in questo periodo di coronavirus, come la sta affrontando la situazione? Ah, io benissimo, tranquillamente, come sempre, insomma, nel senso che, voglio dire, le cose poi bisogna prenderle nella loro dimensione reale, che secondo me non è quella che ci viene raccontata, insomma, dai mass media. Scusate, dico mass media, so che il politicamente corretto dice mass media, ma io leggo media alla latina, non all'inglese. Scusa, quindi, se io lo leggi all'ebraica, No, leggo la latina, perché media è un termine latino, e quindi lo leggo, visto che noi italiani per fortuna siamo in grado di leggere il latino, e quindi siamo mass media. E quindi, insomma, la cosa è un po' diversa, ma per certi aspetti può essere anche più tranquillizzante, insomma, e quindi me la vivo tranquillamente, sto continuando a fare le mie cose, semmai, vabbè, sì, in questo momento come questa qui, sto facendo delle cose registrate perché, siccome sapete, sono stato operato agli occhi, e quindi, vivendo tra alti e bassi, non sto prendendo impegni per fare attività in diretta, perché potrebbe capitarmi di doverle annullare all'ultimo momento, sarebbe un problema, invece una cosa registrata tutt'al più la si rimanda. No, ma anche perché le conferenze o comunque gli interventi che fai durano dalle 2 alle 4 ore, sì. Sono molto stressanti. E che sono, tra l'altro, le 2 alle 4 ore sono la parte ufficiale, perché in realtà le mie conferenze iniziano almeno un'ora prima e finiscono in genere 2-3 ore dopo. Per evitare le denunce? No, non è per evitare... Tante cose, vedo che non si può dire, non si può... No, non è tanto quello, ma è proprio per il fatto che da quando arrivo, diciamo, sul luogo della conferenza inizia, per fortuna, col grande affetto del pubblico, esatto, che ringrazio ovviamente, quindi non è un fastidio per me, ma è un dato di fatto. Quindi cominciano le domande, cominciano gli incontri, le presentazioni, le richieste. E dopo la conferenza, sia nel luogo della conferenza, sia quando, come nella maggior parte dei casi, si finisce a cena, allora lì poi non si sa più quando si finisce. Quindi le 4 ore, quando va bene, sono 8. Vabbè, sì, immaginavo una giornata e di lavoro. Siccome l'ho fatto per 10 anni di fila, consideravo appunto l'estate scorsa, quando ho dovuto prendere certe decisioni, perché insomma il mio corpo mi ha dato dei segnali inequivocabili, ho considerato che ho fatto gli ultimi 10 anni senza fare sostanzialmente un giorno di vacanza. Nel senso che appunto dormivo 3-4 ore per notte, e quindi insomma leggevo, studiavo, traducevo, scrivevo. E ho rischiato di perdere la vista, cedimento strutturale. Fortunatamente una dottoressa si è accorta di questo. Ti salutiamo, è qua la mi ha bloccato questo processo che mi portava alla perdita della vista.
a fine anno, un po' prima di fine anno, ho avuto un intervento, adesso questa parte qui è bloccata, adesso siamo in recupero in attesa della nuova stabilizzazione. Quindi tutto questa è la sostanza, visto che tra l'altro molti mi chiedono anche, io tra l'altro non ho più WhatsApp proprio perché non riuscivo più a gestire le centinaia di messaggi ovviamente che ricevevo. Hai fatto l'errore. E allora ne approfitto per dire, ecco, quindi questa è la mia situazione, quindi vale un po' come risposta per tutti e vi ringrazio di darmi questa opportunità. Sta bene. Ma grazie prima di tutto a lei che è venuto ospite da noi, soprattutto in questo periodo, perché come dicevamo prima, tra le malattie che ha dovuto affrontare e che sta affrontando e anche la psicosi collettiva, è difficile. Dalla psicosi collettiva bisogna stare fuori. Quello sempre. Chi è Mauro Bidino? Perché è malato? Perché il Vaticano gli ha fatto il malocchio. Ma non è vera questa cosa. Perché gli ha fatto il malocchio? In due minuti una breve descrizione di chi sei e perché appunto hai problemi. Insomma, il perché ho problemi l'ho spiegato, non penserei tanto al malocchio quanto appunto a un fatto, diciamo un sovraccarico. Ci abbiamo pensato, quest'estate avevamo queste teorie del malocchio. Preoccupati, perché allora adesso tutti parlano di Biglino, almeno tutti quelli che non lo conoscevano prima, grazie alla puntata di Fedez, di Muschio Selvaggio. Molto bello. Noi ci siamo visti estate scorsa al Salone del Libro a Torino. Sì. E io ci tengo a dire, l'ho invitato prima io, poi giustamente. Ma devo dire anche con Fedez è stata una cosa travagliata, nel senso che è durata parecchi mesi, perché Fedez mi ha cercato in casa editrice, poi ci siamo sentiti e poi per riuscire a trovare, perché appunto anche per la mia situazione, quindi abbiamo trovato, come dire, una finestra nella quale io, tra virgolette, insomma, stavo un pochettino meglio. E abbiamo al volo quindi registrato questa piacevolissima chiacchierata. Ma la cosa è durata parecchi mesi, perché il primo contatto con Fedez è stato appunto dell'estate scorsa, e quindi e l'abbiamo registrata nella seconda metà di gennaio, quindi sono passati parecchi mesi, quindi non è stata una cosa immediata, ecco, insomma. Come nasce il Biglino Nazionale? Come nasce il Biglino Nazionale? Bella questa domanda, come nasce il Biglino Nazionale? Il Biglino Nazionale nasce, io so bene che un sacco di gente dice nulla capita a caso, ma tanto per usare un concetto che è diffuso, nasce casualmente, nel senso che Biglino dall'età del liceo si interessa di tutta una serie di temi, e questi temi nel corso degli anni, nel corso della sua vita, perché Biglino è anzianotto, Biglino quest'anno fa 70 anni, e quindi nel corso della sua vita li ha costantemente approfonditi, fino a che, diciamo così, casualmente le edizioni San Paolo sono entrate in contatto con le traduzioni che Mauro Biglino faceva per conto suo, esclusivamente per conto suo, per passione mia dell'ebraico biblico, dopo aver studiato l'ebraico con un insegnante della comunità ebraica di Torino. Ma tu, scusami, di famiglia tu sei cattolico, ebreo? Ma no, la mia estrazione è cattolica, io sono nato in una famiglia non bigotta, ma insomma, diciamo tradizionalmente cattolica, e quindi poi insomma dopo il latino il greco, quindi insomma l'ebraico biblico, anche se so che c'è qualcuno che adesso, siccome poi non riescono a, come dire, ad attaccare direttamente il mio lavoro, allora cercano di mettere in discussione, ma che cosa volete che sappia Biglino di ebraico, eccetera. In realtà le edizioni San Paolo, dopo avermi testato in vari modi, mi hanno affidato la traduzione di 19 libri dell'Antico Testamento. Le edizioni San Paolo direttamente collegate a... Cano, sì, quindi è la più importante casa editrice cattolica italiana. Per dire. E quindi dopo avermi testato, ma veramente testato, anche verificando il fatto che io conoscessi il greco, perché altrimenti se non avessi conosciuto anche il greco antico, non mi avrebbero affidato questi incarichi. Prima mi hanno testato con dei lavori redazionali. Quando hanno visto, anzi mi hanno scritto in una mail che io possiedo gelosamente, perché fa parte della mia, assieme ad altre che magari poi un giorno pubblicherò, assieme ad altre, dove dicono, mi scrivono, ma lei traduce esattamente come noi e quindi avremmo piacere di conoscerla.
Quindi allora, se c'è qualcuno che dice Biglino non sa tradurre l'ebraico, dovrebbe, lo dico sorridendo ovviamente, dovrebbe avere il coraggio di dirlo anche alle edizioni San Paolo, dicendo: ma signore, anche voi non sapete tradurre l'ebraico, perché traducete come Biglino, l'avete scritto voi, no? E io tutti questi documenti li ho molto cari, perché fanno parte della mia... siamo addirittura nel 2004. Ma ai tempi, quando ti hanno scritto questa mail, traducevi già letteralmente? Traducevo già letteralmente per conto mio. Loro hanno chiesto di verificare delle mie traduzioni. Io, siccome allora, per allenarmi, io mi ero scritta in ebraico tutto il libro della Genesi. L'avevo scritto in ebraico, avevo scritto sotto tutta la pronuncia e sotto tutta la traduzione letterale. Quindi quando mi hanno chiesto, dopo tutta una serie di scambi di mail che ho tutte bellissime, per me molto gratificanti, mi hanno detto: senta, avremmo piacere di vedere delle sue traduzioni. E allora io ho preso 4 fogli 4 di questo quaderno scritto a matita, ho fatto le fotocopie, le ho chiuse in una busta e gliele ho spedite, dicendo: tanto, siccome non capivo neanche più io quello che avevo scritto, perché io scrivo molto male, una grafia pessima, e gliel'ho spedite, e invece loro mi hanno risposto dicendo: vediamo che lei traduce esattamente come noi e quindi avremmo piacere di conoscerla. Ci siamo incontrati, sono andato alla loro sede, hanno cominciato ad affidarmi dei lavori di controllo redazionale, cioè di verifica di cose che loro avevano già fatto. Loro stavano avevano finito di lavorare sull'Esodo, se non ricordo male stavano lavorando sulla Genesi. Io ho segnalato una serie di cose, loro mi rispondevano dicendo: ho tutte le mail bellissime, perché fanno parte, ripeto, della mia storia, di cui sono piacevolmente geloso. Lei ha ragione su tutta la linea, quindi la ringraziamo, continui a segnalarci altre cose qualora le trovasse. E di lì in avanti, quindi dopo aver verificato tutta una serie di cose, hanno deciso di affidarmi incarichi ufficiali di traduzione. Quindi me ne hanno affidati per 19 libri, loro ne hanno pubblicati 17 dell'Antico Testamento, con la scritta sulla copertina traduzione interlineare di Mauro Biglino. Quindi sono... sono lì ancora? Sono lì ufficiali, ufficiali. Lì, non li hanno ritirati dal commercio? Più nessuno li tocca, no, no, sono lì ufficiali, ovviamente. E quindi gli incarichi li ho avuti per 19, ne hanno pubblicati 17, perché io nel 2010 ho iniziato a pubblicare gli altri miei libri, quelli dove ho cominciato a raccontare che cosa veramente leggo nel testo ebraico, e allora gli ultimi da privato, sapendo benissimo che avrei perso il lavoro da traduttore. Certo. Difatti gli ultimi due libri, che sono Giosuè e Giudici, che loro avevano già ritirato e che devo dire mi avevano già anche pagato la traduzione, quindi quanto assolutamente riconosciuta, però non li hanno più pubblicati, perché avrebbero dovuto pubblicare nuovamente col mio nome, ma da quel momento in avanti mi rendo conto che per loro non era più, dal punto di vista dell'immagine, non era più opportuno continuare a pubblicare testi col mio nome. E quindi dal 2010 io ho appunto perso quel lavoro lì e ho continuato per conto mio. Ma perché questo scisma? Piace questa cosa. Perché? Perché il professor qua, Biglino, Maurino, ha iniziato a scrivere libri per conto suo che sembrano i clickbait degli Arcade Boys. La Bibbia non parla di Dio. Antico e Nuovo Testamento, libri senza Dio. Gli dei baltici della Bibbia, quindi dei. Sì. E poi, sottotitolato, non stiamo negando la Shoah, l'Israele che non ti aspetta. Ah, certamente. Non stiamo negando la Shoah. Ma ci mancherebbe. Anzi, per noi, Mauro, che è diventato un grande meme. E poi il falso testamento, che è la prosecuzione, tra l'altro, è proprio la prosecuzione diretta di La Bibbia non parla di Dio, che sono due dei tre libri pubblicati da Mondadori. Conseguenziali. Sei diventato un meme, come dicevo. Sei diventato un grande meme per la nostra community, per il non stiamo negando la Shoah, mettendo le mani avanti, perché noi giochiamo molto su determinate tematiche, però sempre con rispetto, con certo, molto rispetto. Certo, cosa che bisogna fare. Esatto. E quando magari facciamo la battuta in più anche nel videoclip che giriamo, subito: no, ma noi non stiamo negando la Shoah, e ripetiamo esattamente la tua frase, perché perché è la gabola giusta. Ma sì, perché in effetti su certe cose che ho detto, che nulla hanno a che vedere con il negazionismo,
sono state utilizzate per tentare di farmi passare come antisemita o negazionista. Perché quando non puoi attaccare gli altro. Esattamente, che è una delle tante operazioni, diciamo così, lo dico col sorriso, poco pulite, poco corrette, che sono state messe in piedi nei miei confronti, no? Con questa macchina del fango che cerca di così screditare la mia persona. Pazienza, sì, fa parte del gioco e mi prendo anche questo sulle spalle, va bene, io vado avanti col sorriso senza fare polemiche. Difatti non ho mai risposto a nessuno, sono 10 anni che faccio questa attività pubblica. Non ho mai risposto con polemiche, non intervengo con polemiche, quando mi insultano lascio che mi insultino, proprio perché ritengo che ci siano vari livelli di approccio nei rapporti umani e ma senza presunzione. Diciamo, io mi trovo a un livello, non diciamo più alto, facciamo così, più basso di quelli di certe persone. L'importante è che non sono al loro livello, ok? Piano, poi sono più basso, sì, va bene, non c'è problema. Ma non appartengo allo stesso livello. Poi figuriamoci anche solo il mobbing oltre alla macchina del fango. L'hanno fatto con noi, l'additarci all'inizio, siete di destra, siete fasci, eccetera, eccetera, figuriamoci con te. Perché tutto questo? Perché dalla traduzione letterale dell'Antico Testamento, diciamo della Bibbia in generale, lui dice: se io traduco letteralmente, qua non viene fuori un libro che parla di Dio, di buoni sentimenti, di mondi trascendentali, ma viene fuori semplicemente di una cronaca di guerra. Una cronaca di guerra, giusto? Perfettamente. Allora, questa è una sintesi perfetta. E qui il Vaticano ha detto no. E il segreto sta nel prenderne atto con serenità. E mi rendo conto che non è facile, ma prenderne atto con serenità significa distinguere bene l'analisi di un testo dal discorso della fede, che sono due temi completamente diversi. Purtroppo, la nostra tradizione, ovviamente qui siamo all'interno della tradizione romana cristiana, esatto, ha unito le due cose, per cui nel cosiddetto conscio o inconscio collettivo c'è la convinzione che o la fede, quindi l'esistenza di Dio, è basata sulla Bibbia o non è. Non è vero. La fede, cioè le persone che vogliono credere, che hanno bisogno, che credono, che decidono di credere, poi ognuno ovviamente è libero, no? di scegliere le sue motivazioni, non c'è problema, di credere in un Dio, lo possono, e questo le fa star bene queste persone, questa è la cosa fondamentale, certo, lo devono assolutamente fare indipendentemente dal fatto che quel libro parli di Dio oppure no. Anche perché le origini, cioè le parti iniziali di quel libro, sì, sto parlando dell'Antico Testamento, sono in comune? Di cui, esattamente, di cui poi il Nuovo Testamento è una prosecuzione rielaborata, le parti iniziali non sono altre, ma questo lo scrivono gli stessi rabbini, quindi non sto dicendo cose, no, come dire, eretiche. Lo dicono, non sono altro che copie di testi medio orientali più antichi. Ma noi viviamo in una situazione che è quantomeno strana. Quei testi orientali più antichi vengono definiti miti, favole, leggende, nella migliore delle ipotesi allegorie, metafore. La Bibbia, che è coppia di quei testi, viene definita verità assoluta ispirata da Dio. Per cui io dico, ma se sappiamo, perché questo è un dato certo, che gli originali, meglio non se sappiamo, se noi definiamo gli originali dei miti e delle favole, ma poi come facciamo a definire le coppie verità ispirata da Dio? Dobbiamo trarne le conseguenze. Quindi chi ha una fede non la deve basare su quel libro, perché quel libro racconta un'altra storia. E il fatto che quel libro racconti un'altra storia non significa che Dio non esista. Questo è un problema che attiene alla fede di cui io non mi occupo nel modo più assoluto. Ma che poi è la premessa di qualsiasi sua conferenza. Cioè, la fede è una cosa che si vive in privato o una cosa interna. Quello che sta raccontando, io impazzisco quando la gente mi dice ma tu segui Biglino, mistificatore, pazzo. Faccio, no, io posso seguirlo anche semplicemente perché mi affascina una determinata storia che viene tradotta in un libro.
posso seguire le persone per mille cose. La mia fede è la mia fede, la esattamente vivo come devo viverla. Questa è la libertà. Esatto. Questa è la libertà. Altrimenti, tant'è che le, adesso noi parliamo sempre del cristianesimo, ovviamente, la religione che è stata costruita su questa fede, quindi questa nostra religione, su questo libro, questa nostra religione occidentale, poi alla fine hanno dovuto basarla su delle affermazioni di sostanza che sono i dogmi. E i dogmi sono delle affermazioni di verità che per definizione non sono discutibili. Jolly. Esattamente. Bravo. E cioè io gioco il jolly e il jolly non si tocca. No. Il problema è che tu giochi il jolly basandolo, almeno formalmente, su un testo che quel jolly non contiene. Ma poi, a me, io sono contro questa nazigram. Ti ricordi il primo film del Pianeta delle Scimmie? Sì. E il Tribunale delle Scimmie, che era uno stato religioso, quindi tipo lo Stato Islamico, sì, aveva fondato il reato di eresia scientifica. Ah, sì, ricordo. Quanto erano profetici in quel film? Ma perché... Come tutti i film hollywoodiani, esattamente, no? Esattamente. L'eresia scientifica. Perché in realtà, purtroppo, anche in certe parti della scienza bisogna stare attenti, certe parti, non demonizziamo tutto. Così come in certe parti della, chiamiamo così, scienza storica o archeologia, si sono costruite anche lì delle, fra virgolette, religioni. Cioè ci sono dei temi che sono diventati delle verità assolute, quasi intoccabili, che possono solo essere accettate. Penso a certa parte dell'egittologia che ha i suoi cardinali che sono dei personaggi intoccabili, che hanno dato delle interpretazioni più di un secolo fa, e quelle devono rimanere, perché ma poi guai a chi le tocca. Più che fantasiosa, a telecamere spente parlavamo delle conferenze su, appunto, sull'antico Egitto del professor Corrado Malanga, e dove fa vedere questi cardinali egittologi che dicevano delle baggianate, ma che te ne puoi accorgere anche tu, eppure quelli sono dogmi perché l'hanno detto loro. Mi viene in mente la per esempio la vicenda di Heinrich Schliemann, no? Colui che ha fatto delle scoperte archeologiche in Turchia e nella civiltà, insomma, ha scoperto la cultura di Micene, eccetera, quindi micenei, eccetera. E siccome lui era un commerciante, ovviamente nell'Ottocento tutto l'ambiente accademico gli si è scagliato contro dicendo: ma tu che sei un commerciante, che cavolo vuoi? Non parlare, lascia fare a noi. Tu sei youtuber, cosa parli a fare? Lascia fare a noi. Ora, per fortuna, lui se n'è fregato ed è andato avanti. Ora, al di là del fatto che abbia veramente o no scoperto Troia, perché conosciamo gli studi di Felice Vinci che colloca tutte le vicende omeriche nel Baltico, nel nord Europa, eccetera, che è una documentazione tra l'altro interessantissima, ma lo stesso Felice Vinci, citando molti studiosi, ma e lui la esprime anche come suo parere personale, dice: Schliemann va riconosciuto il grandissimo merito di avere ribadito la storicità dei racconti omerici. Poiché i racconti omerici siano da collocare nel Mediterraneo o siano da collocare nell'area nordica, cioè nell'area del Mar Baltico, rimangono storici. Cioè c'è qualcuno che non apparteneva al mondo accademico che li ha fatti uscire dal mondo dell'allegoria, della metafora, della pura poesia epica, e ha detto: no, guardate, facciamo finta che siano veri. E ne è venuto fuori, prima con Schliemann e poi con Felice Vinci, ne è venuto fuori l'inatteso, cioè cose da pelle d'oca. Io seguo i lavori di Felice Vinci con tutti gli aggiornamenti che fa, tra l'altro l'ultimo libro l'hai fatto anche vedere, l'ultimo libro uscito, che Gli dei baltici della Bibbia. Ecco, esattamente anche qui, devo dire, qui con tutta una serie di fotografie, di documentazione toponomastica, e beh, anche la Bibbia, diciamo che si presta a chiavi di lettura
che andranno dagli studiosi molto ben analizzate, molto attentamente analizzate, perché tutte le centinaia di ricorrenze che citiamo qui non sono casuali. E è successo a noi ciò che è successo a Felice Vince, lui lo scrive nei suoi libri, quando lui scriveva al centro di studi finnici sulle lingue nazionali e chiedeva informazioni sulle origini di certi toponimi che corrispondevano esattamente ai racconti omerici, e diceva nessuno sapeva darmi risposte. E qui esattamente, anche qui abbiamo chiesto su in Finlandia, e ci hanno detto non sappiamo da dove arrivano questi toponimi. Quindi in realtà, voglio dire, si apre tutto un campo di studi che è ovviamente per le menti aperte. Quindi chiedo scusa, ho fatto un pippone, cosa che non vorrei fare, ma proprio per dire che un conto è il dogmatismo che crea le religioni, altro conto è la mente aperta a tutte le ipotesi che abbiano un possibile fondamento. Poi se in Finlandia hanno sto problema con questi toponi, che sono gli orsi, esattamente, un sacco di toponi finlandesi. Tu volevi fare una domanda? Perché io volevo fare una domanda, perché appunto per questo, visto che siamo entrati nella situazione scusa, visto che abbiamo questo, nel primo libro che hai fatto vedere, la Bibbia non parla di Dio, sì. E l'altro libro, il Falso Testamento, ok, questi due e mezzo, rappresentano un po', questi due qui, rappresentano un po' rispetto al lavoro di Felice Vince, la chiusura di un cerchio stranissimo, cosa non voluta, perché poi i lavori sono, ovviamente hanno proceduto indipendentemente l'uno dall'altro. Felice Vinci colloca Omero nel nord dell'Europa. In questi due libri è contenuta l'analisi precisa di tutte le corrispondenze tra la Bibbia e i poemi omerici, con tutti i versetti ebraici, i versetti in greco. In quel libro lì, l'ultimo che abbiamo fatto vedere, anche la Bibbia viene collocata al nord. Insomma, c'è veramente tutta una serie di elementi che sembrano e poi qui ci rifacciamo, rimandiamo agli studiosi, ma ci mancherebbe, la storia trasportata, esattamente, e quindi veramente si apre un campo di studi di un fascino da pelle d'oro. Può essere, esatto, chiedo scusa, ma avevo interrotto la ma però, probabilmente la stessa che voglio fare io. Può essere come dici tu, che dopo Sodoma e Gomorra gli dei si sono spostati al nord e quindi hanno portato la stessa storia al nord, solo che di là c'erano la barba da arabo e sopra sono diventati, può darsi vichini. Così o può darsi al contrario, che prima erano e al nord, quindi dobbiamo essere aperti a tutte le possibilità. Questo è il segreto delle menti aperte e delle menti libere, come può essere non anche avere tesi pregiudiziali da dimostrare, ma andiamo a vedere e vediamo che cosa ne viene fuori, che è il lavoro che da 10 anni faccio con la Bibbia. Mauro, io sotto tutti i video, adesso dopo questo grande esplosione di notorietà che c'è stato dopo Un Muschio Selvaggio e hanno ricominciato di nuovo a farti video, sì, contro, sì. La più grande critica che sento è quella scientifica, appunto prima parlavamo di critica scientifica, sì. Scusami, di critica alla scienza, dove ci sono dei dogmi che non puoi toccare, sì. Ora i vari professori del web, i vari probabilmente anche molto stimati, ti danno conto dicendo non parlare di scienza se non sei uno scienziato. Più che altro dicono, ma Biglino io lo confuto perché quello che dice non è scientificamente probabile, esatto. Non è scientificamente comprovabile. Questa è esattamente forse l'unica delle... Allora, questi signori scienziati dimenticano, primo, il mio metodo. Il mio metodo è facciamo finta che. Il mio metodo è niente dogmi, niente verità assolute. Facciamo delle ipotesi e verifichiamo tutto. Ora, è chiaro che nel momento in cui si fa delle ipotesi, quelle ipotesi non sono ancora provate, perché se fossero provate sarebbero delle tesi o sarebbero delle verità scientifiche. Questi scienziati dimenticano che Albert Einstein dicevano che la fantasia è l'elemento più necessario in assoluto per la scienza. Perché senza la fantasia la scienza non va avanti. Non ti fai idea. Ecco, esatto. Allora io mi permetto di buttare lì un po' di fantasia, ovviamente. E mi permetto di farlo proprio perché, non appartenendo a nessuno dei mondi tradizionali, ma essendo persona totalmente, assolutamente libera, io posso avere il coraggio di sbagliare. È fantastico. Cosa che altri non possono permettersi di fare. Perché pagati. Perché... o pagati, certo. O quantomeno se sbagliano
vengono ostracizzati, se dicono delle cose che non piacciono non vengono più chiamate ai congressi, non vengono pubblicati i loro articoli, non ricevono denaro per finanziare le loro ricerche. Io non dipendo da nulla di tutto questo, io non devo essere chiamato ai congressi, non ricevo denaro per finanziare le mie ricerche. L'unica struttura che mi giudica è il pubblico, cioè sono i milioni, perché giustamente tu facevi rilevare, no, come ovviamente su YouTube il discorso di Fedez abbia portato, siamo oggi già insomma neanche due settimane a 900.000 visualizzazioni, però devo dire che le mie conferenze di questi 10 anni messe assieme hanno già superato i 10 milioni di adesso avranno un picco, eccetera. Intendevo attenzione mediatica di questo momento, giustamente, infatti ma è giusto, e quindi e il discorso è finisco e quindi il discorso è che io sono libero di sbagliare. E in più ho il coraggio di sbagliare, perché non me ne importa, perché non devo rendere conto a nessuno. A me interessa mettere sul piatto una serie di ipotesi, ne metto 10, bene, 8 verranno verificate e si dirà che non sono percorribili, bene, ma è sufficiente che 2 o anche una sola trovi una via nuova, beh, già io ho svolto un compito enorme e posso garantire che ce n'è più di una che ormai sta seguendo delle vie che stanno andando avanti proprio nell'ambito della scienza. Che è proprio questo, e questa roba qui sono i contatti che sta ricevendo il dottor Pietro Buffa, che è la persona con la quale collaboro per quanto riguarda il discorso scientifico, con la quale sono in contatto costante, che mi sta dicendo: Mauro, tu non hai idea dei biologi, dei ricercatori che stanno prendendo contatto con me perché vogliono partecipare a questa nuova linea di, diciamo, di studio, di ipotesi e di diffusione. Quindi questo per me è già una gratificazione immensa. Poi che ci siano i parrucconi che dicono: ah no, siccome non sei uno scienziato non hai diritto di parlare, io ricordo Schliemann e dico: non dimenticatevi mai di Schliemann, perché gli stessi parrucconi gli dicevano: tu non hai diritto di parlare. Ma un'altra cosa, chi è che sta collocando Omero nel Baltico? Un ingegnere nucleare, non un grecista, non un classicista, non un latinista, un ingegnere nucleare. Ancora una volta qualcuno che sta usando liberamente la sua fantasia, perché non è dentro i canali tradizionali. Io ho il vantaggio di non essere dentro i canali tradizionali, di essere una persona libera e in più di avere il coraggio di sbagliare. È molto pesante la situazione dei canali professionali che stai illustrando, perché viviamo anche noi in macrocosmi e microcosmi dove la stessa cosa si replica anche semplicemente nel nostro piccolo, e quando alzi un pochettino la testa, magari alzi un pochettino la voce semplicemente avanzando, come dici tu, delle teorie che non sono magari scientificamente comprovate se non c'è dietro un lavoro, allora ti attaccano tutti quanti, e allora a quel punto molta gente inizia a fare passi indietro. Quindi anche chi ti supporta dall'inizio, per paura di venire coinvolto, è il discorso dell'eretico, insomma. Hai perfettamente ragione. Hai usato una parola chiave: per paura di. Ecco, io non ho questa paura. Perché sei fuori dal schema. Non ho niente da perdere. Esatto. Io ho Mauro Biglino che mette la sua faccia. Io quello che dovevo perdere l'ho già perso, che era il mio lavoro di traduttore. L'ho perso nel 2010, finito, di lì in avanti è la mia faccia. Non so finito. Perché Mauro... E quindi... Che non ha prezzo. Finito, basta. Dopodiché, per questo dicevo prima, no? Chi è il mio riscontro? Il mio riscontro è il pubblico. Non è, come dire, la cattedra, non è niente, nessuno mi deve dare nulla. Però ti giro... Nessuno mi deve far fare delle carriere, niente. Ti giro una domanda e te la faccio in modo cattiva, all'Arcade Boys. Sì, ok. Alla? All'Arcade Boys. Ah, no. Ok, va bene. Se io, cioè, non ho nulla da perdere, cosa mi impedisce di mentire su determinate cose? La mia dignità. Top. Perfetto. Un culo. Ma più che no. Per dire, come dicono in Francia. Ma... La mia dignità, perché io già, ripeto, ho introdotto questo metodo del facciamo finta che. Certo. Quindi. Che è un metodo vero. Non è soltanto un gioco di parole, è soltanto un divertimento. È un metodo vero, perché sono convinto che su certi temi, ancora al momento,
onestà intellettuale, voglia che si possa solo fare finta che, perché la verità non ce l'abbiamo. Ecco i fumetti. Ecco i fumetti. Ed ecco che quindi, quando poi invece gli altri, i cosiddetti detentori di verità, mi sbandierano contro le loro, fra virgolette, presunte verità, a me viene un po' da sorridere. Perché dico la verità, non ce l'avete neanche voi. La differenza è che voi fate finta che, ma non lo dite. Io quantomeno ho il coraggio di dire faccio finta che. Dopodiché, siccome molti mi dicono ma la Bibbia è soltanto un libro di favole, benissimo, ma se la Bibbia è soltanto un libro di favole, prendiamone atto tutti, esatto. a partire dalla cupola di San Pietro. Quindi, se la Bibbia è un libro di favole, il problema non ce l'ha Mauro Biglino, che sulla Bibbia non ha costruito nulla. Il problema ce l'hanno quelli che sulla Bibbia hanno costruito tutto quello che sappiamo. Quindi è a loro che bisogna dire, guardate signori che la Bibbia... Ma bisogna dirlo, bisognerebbe dirlo, con la stessa determinazione, non dico con la stessa violenza, perché con la quale viene detto a me, certo. Perché a me viene detto in un certo modo, anche con il massimo della volgarità, con la macchina del fango, eccetera. Insomma, con tutto il possibile. E invece in certe direzioni no, si sta zitti, oppure si dice no, genericamente, non genericamente. Se si dice a me che certe cose non possono essere dette su base biblica, ma non lo si dimostra, perché le cose che io dico possono essere dette, di questo sono sicuro. Poi non so se sono vere, ma so che possono essere dette. Cioè so che quel facciamo finta che è assolutamente fondato, che non vuol dire vero, sono due cose diverse, quindi bisogna stare attenti. Allora dico, nello stesso modo bisognerebbe dirlo invece a coloro che sulla Bibbia fondano il presunto vero. La differenza è proprio quella, cioè dare per vero un libro mentre tu fai finta che. Esattamente, perché non si può fare diversamente. Perché poi tutti i professoroni che ti fanno delle critiche ignorando tante cose che hai già detto, ignorano anche la più importante, che tu hai fatto il militare negli Alpini e un colpo di 91 nel ginocchio non glielo leva nessuno. Allora, a proposito, tutto... mi piace questo Mauro Biglino rapper che dissa gli altri. Sì, in... Ria Biglino su Instagram, Ria Biglino. È diventato, si è subito adattato alla situazione. Sì, è diventato un rapper che dissa tutti. Cioè, è arrivato. No, raga, io dico. Tu l'hai fatto il militare. Tu spari cazzati, io sparo col flak. Senti una cosa. Dicevamo, no, io che seguo tante conferenze. La cosa bella è la formuletta che hanno usato sulla Bibbia per farlo diventare un libro che parla di Dio, la si può usare anche su Tex Willer. Sì. Possiamo usarla su David Gnomo. Io credo negli gnomi. Io c'ho anche, no? Il libro. Possiamo usare David Gnomo per fare una nuova religione e ci facciamo i soldi veri sto giro? Ma sicuramente. Tu che sei scrivere. Ma guarda, adesso tu lo dici ovviamente come battuta. Certo. Da ragazzo, ovviamente come battuta. Ovviamente, da persona intelligente quale sei. Però devo dire che c'è veramente la possibilità di creare delle religioni, perché purtroppo, ed è questo, guarda Scientology, perché è questo l'elemento su cui si basano le religioni. Il segreto sta nel dare alle persone le risposte che loro vogliono sentirsi dare. Cioè le persone vogliono essere tranquillizzate, vogliono sentirsi dire guarda, se alla fine andrà tutto bene, perché tanto questo Dio poi è buono, abbraccia tutti, no? Basta un pentimento finale, eccetera, perché questo è un padre buono, cosa che nella Bibbia non c'è, ma neanche nel Nuovo Testamento. Ma adesso non entriamo, si è fatto ad hoc, non, esattamente, ma non entriamo nel merito, no, rimaniamo generiche. E quindi c'è la possibilità di fare nuove religioni, però sarebbe di nuovo entrare in un, cioè, come dire, sarebbe l'attaccare un meccanismo per crearne uno parallelo. Cioè, e noi l'abbiamo fatto, signori, con questo bellissimo fumetto. Perché allora noi 19 traduzioni, tutti i libri, il fumetto, noi siamo nerd, ci vedi, abbiamo il cabinato, i videogiochi, i tatuaggi. Okay, siamo figli illegittimi negli anni 90, okay, quindi con tutta la roba che la televisione ci buttava addosso. Sì, sì. Quindi quando è arrivato il fumetto, ha detto prendiamo la palla al balzo, tramite il fumetto facciamo capire. Sì, facciamo, insomma, avvicinare alla Bibbia i ragazzi. Sì. Ma non come fanno quelli all'oratorio che poi li toccano, li sabbiano, li cambiano la parrocchia. No, li facciamo avvicinare alla rimaniamo Bibbia. Rimaniamo sani. Allora ci piace ancora i tocconi, quelli svedesi. Sì. Allora, ragazzi. Eh,
Vabbè, se a te non ti piacciono i topponi è un problema. Ho tuo, difficoltà a relazionarmi con voi quando fate così. Allora, come segnalibro abbiamo i bipop, però quello sono io. Ma perché? Cos'è questa cosa? Perché l'hai messo nel Baleari? Perché è per segnare il libro. Questa è. Ma questi poi però me li date o no? Che cazzo, questi sono. No, no, però non puoi farmeli vedere sono darmi. Bellissimi. Sì, allora, chi è che ci ha disegnato il tutorial? Shaman. Ah. Allora, no, no, allora no, teneteli. Mauro Bellino. Sono detto, un unicum, sì. Ma Mauro Bellino ha detto: allora, boh, io non posso scrivere la Bibbia perché qualsiasi libro che scrivo mi dicono, mi fanno, mi rompono. Faccio un fumetto, un'opera di fantasia, così esatto. Posso dire quello che voglio. Esattamente. Quindi possiamo dire che questa è quello che tu hai capito dalla Bibbia secondo te, però sì, lì c'è veramente il dare libero sfogo alla fantasia, nel senso che un fumetto è dichiaratamente un libro che si avvale della creatività, mm-hmm. E quindi non può essere attaccato, perché ovviamente un fumetto e quindi lì abbiamo messo assieme al disegnatore Rontini, abbiamo messo il cose che nei libri non posso mettere, ovviamente. No, no? Cosa che quando le metti ti dicono: ah, fantascienza. Ecco, esattamente, fantascienza, eccetera. E quindi, diciamo, ci siamo presi delle libertà in più e ci siamo divertiti, insomma, ecco. E quindi abbiamo fatto questa collana Elohim, che ha, mi pare, una quindicina di numeri. Elohim, io ho i primi sette, perché nella libreria mi hanno fatto arrivare i primi sette così, e gli altri nella versione piccola. Sì, e non hanno puoi fatto avere sì. una collezione a metà. Ma mi pare che ci siano tutti nella sì. collezione grande. Li ho visti, sì, ma sì. Poi me. Quindi il fumetto si chiama Elohim, costa il giusto, è un bel fumetto. Ma io qui vi lo dico e qui lo nego. Consiglio di prendere proprio a blocchi, come sì. abbiamo fatto noi. Qui lo dico e qui lo nego. È la vera storia della vita. Beh, insomma, sì, insomma, è la storia più un pochettino più attendibile, più romanzata. Più romanzata, sì, sì. Perché comunque c'è. Allora, a me è fantastica tutta l'idea delle astronavi che c'è all'interno. È fantascienza. È fantascienza, ma io lo leggo. Allora, cazzo. La differenza tra tutti quelli che attaccano e tutti quelli che lo. Perché poi. Io spero che tu, ma penso che tu lo sai, ne sia cosciente, che tanta gente prende i tuoi libri, le tue traduzioni, come religione. Sì, e che è sbagliato. È molto sbagliato, sì, secondo esattamente. Me. Esattamente. Perché è ovvio che uno legge per divertirsi, per informazione, sì, sì. Per crescita personale. Bisognerebbe leggere per riflettere autonomamente. Bravissimo. Sì, è inutile che dico bravo, lo sai meglio di me. Bravo, Fale ti ha detto bravo, bravo, fine fiero. Bravo, 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 bravo. Ok. Però tu hai mai fatto passi avanti verso questa gente che ti crede il nuovo tante virgolette, sì. Il nuovo messia. Cioè, hai cercato ma, di. Allora, non, io l'ho già detto e l'ho anche scritto in tutti i modi possibili e immaginabili. E intanto il tutto sta nella formulazione originale, facciamo finta che. Cioè, se uno vuole essere seguito, io, per esempio, più volte l'ho detto nelle conferenze, un sacco di volte. Ho detto: non venite dietro a me perché io non so dove vado, primo, e alle volte facendo la battuta, ma non è una battuta, ho detto non so neppure se vado. Cioè, quindi non venite dietro a me, perché io per poter dire a qualcuno vieni dietro a me, dovrei sapergli dire vieni dietro a me che ti porto là. Ma io non so dove vado. Quindi non so se arrivo là, o lì, o lassù, o laggiù. Così come quando qualcuno gli dice, ma allora come bisogna vivere? Dico, ma non so neanche come vivere la mia vita. Sicuramente senza cagarmi il cazzo a me. Figurati se vengo a dire a te come devi vivere la tua vita. Certo. Non so neanche come vivere la mia, no? Che la vivo giorno per giorno, cercando di vivere il presente senza farmelo fregare dal futuro. Ecco, per qua cosa non facile, per cui non è che ci riesca sempre. Però ritengo questo un principio fondamentale, perché altrimenti il futuro, l'idea del futuro che ancora non c'è, ci impedisce di vivere il presente, ma noi di fatto viviamo nel presente. Per cui lo dico, ecco, guarda, come si usa dire, grazie per la domanda, ma lo dico per l'ennesima volta. Sì. I miei libri servono per fornire elementi di riflessione, non per fornire delle verità. Devo dire che tra quelli che mi attaccano, anche quelli che mi attaccano da anni, che sembra che non abbiano altro da fare perché scrivono di me tutti i giorni, c'è anche chi ha scritto: io non ho mai letto e mai leggerò un libro di Biglino. Allora io dico, benissimo, ma per carità, mica bisogna leggere i libri di Biglino. Ma bisogna anche avere la dignità allora di stare zitto. Cioè, io se devo prendere contatto con un autore, guardate, questo proprio è una ferma, io prima
ma prendere contatto anche in termini non di critica, proprio prendere contatto, prima mi leggo i suoi libri e dopo prendo contatto con lui, perché mi verrebbe un po' da ridere pensare di fargli delle domande su robe che lui ha scritto, perché se le ha già scritte non è che le deve ripetere a me e agli altri 10.000 che glielo chiedono, sono lì nel libro, prima leggo il libro. Dopo, se c'è qualcosa che non capisco, gli scrivo. Approfondimento. Sì, io sono arrivato, questa la dico come battuta perché è curiosa, mi è capitato più di una volta di qualcuno che mi scriveva nella messaggeria: senta, lei che cosa ne pensa di un'affermazione come questa? E mi mettevano tre righe di un mio libro scritto 5 anni prima. Allora io rispondevo, dicevo, ma l'ho scritta io quella cosa lì. Ah, mi scusi, no, perché l'ho trovata in rete. Dico, va bene, ok, fa parte di tutto, fa parte del gioco, no? Però dico, veramente, allora prima documentatevi e dopodiché se ne parla, eccetera. Però, ripeto, non va preso ciò che dico io come nuova formulazione di verità o nuova indicazione di carattere, fra virgolette, religioso. È un sistema che fornisce informazioni in più, informazioni che non vengono date normalmente, informazioni in più per ragionare autonomamente, perché altrimenti cadiamo dalla padella nella brace. Io ho visto in queste ho visto in questo periodo, persone dicono, ah, ma sì, quindi allora sono 2000 anni che ci fregano, eccetera, e poi dopo qualche tempo buttarsi in queste nuove religioni che stanno nascendo. Io dico, ma caro ragazzo, se ti sei accorto che ti hanno fregato, vuoi stare un anno o due tranquillo a riflettere con la tua testa? Bravo. Prima di buttarti in un'altra possibile potenziale fregatura, come perché quando almeno una relazione con una fidanzata, e no? Ti butti su un'altra uguale o peggio, riflettici una, cioè dove ho sbagliato, cosa ho fatto, perché è andata male, e cioè, dopodiché allora cerco i soldi. I soldi, esattamente, allora, perché la religione è la fidanzata, dopodiché cerco di riparametrarmi per le scelte future. Insomma, questo secondo me è un comportamento da persona equilibrata. No, finito. Se invece si va alla ricerca disperata di nuovo di qualcuno che dica la verità, allora voglio dire, non chiedete a me la verità e non chiedete a me degli indirizzi, perché io non conosco nessuno che abbia la verità. Lo ripeto, potete immaginare tutti i contatti che ho avuto in questi 10 anni, non sto a raccontarvi le persone che hanno preso contatto con me, di vario genere, non sto a raccontarvi. Non conosco nessuno che abbia la verità, nessuno. Quindi riflettete per conto vostro. Allora, questa cosa te l'ho detta perché sicuramente sotto il video ci sarà chi scriverà: non avete fatto il contraddittorio, non avete chiesto. Era giusto per fartela dire anche in questo video. Giustissimo. Perché sennò poi rompono la minchia. No, ma capisco. Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Sì, però è prima, fondamentale. Dimmi. Però prima volevo dirti. Sempre per quanto riguarda il nostro ambito del rap, c'è veramente tantissimi artisti rap che sono i liberi pensatori di questa generazione, sì. Sono i cantautori di questa generazione e quelli che hanno sicuramente la mente più aperta in, sì, questo momento. Un rapper come Salmo che ti cita su Rolling Stone, lo sapevi, vero? No. Ok, ti citò su un'intervista di Rolling Stone, Salmo ti ha citato, sì, dicendo che Salmo è una delle istituzioni del rap italiano, okay, in questo momento. Quindi chiedo scusa, ma è purtroppo uno dei dogmi del rap italiano. Ok, sì, okay. Chiedo, okay, scusa, confesso la mia ignoranza, ma sono ignorante in miliardi di cose. No, diciamo che c'è Fedez da una parte per quanto riguarda quello un po' più commerciale, sì, rap, sì. Salmo invece è quello un po' più commerciale nell'underground, quindi comunque sono due pesi, capito, molto simili. Capito. E, appunto Salmo citava il fatto che guarda molte delle tue conferenze. Questa cosa, secondo me, del tuo libero pensiero è una cosa che si sposa veramente tanto con la cultura giovanile del rap, dell'hip hop. Ho capito. E quindi sono contentissimo, ripeto un'altra volta, di averti trovato la telecamera, aspetta, ma sono contentissimo di averti qui e riuscire a farti vedere ai ragazzi, a far vedere una persona così forte che, nonostante tutto quello che sia la macchina del fango, tutti i problemi che stai ricevendo da 10 anni a questa parte, tu hai ancora, perdonami il termine, francesimo, le palle di farti vedere forte e forte delle tue idee. È una cosa fighissima. Grazie. Complimenti, Mauro. Grazie. Ti lascio l'ultima domanda. Sì, poi finiamo di leccare il culo dopo. Sì. Da quello che
Biglino ha letto della Bibbia e ha capito della Bibbia, sì. Viene fuori un romanzo che, romanzo a fumetto, che si può catalogare come fantascienza. Ora, fantascienza è quello che ti dicono che non è, che è impossibile. Però già Biglino, da 2 anni a questa parte, parla di teletrasporto e dice nelle conferenze che trovate su YouTube, vedrete che brevetteranno il teletrasporto. Adesso io ho letto sui vari articoletti, Facebook, Instagram, cose, la NASA oppure chi cazzo deve è, ha già provato il teletrasporto sugli oggetti. Allora, quello che era fantascienza 20 anni fa è la normalità oggi. Esattamente. Figuriamoci 2000 anni fa, le piramidi. Basta pensare, quello che hanno la mia età ricordano l'inizio di Star Trek, insomma quella famosissima serie televisiva di successo internazionale, eccetera. Beh, all'inizio avevano tutta la tecnologia che abbiamo noi oggi, no? 40 anni fa. E 40 anni fa era vissuta come fantascienza. Ma James Bond? Adesso ce l'abbiamo tutta, perché la fantascienza in realtà non fa altro che prepararci a ciò che avverrà, ma anche perché, tanto per, appunto, citavi gli smartphone. Gli smartphone che noi compreremo tra 3 anni, 4 anni, 5 anni ci sono già. Sì. È che ce li vendono a pezzi, capisci? Perché allora ogni anno te ne vendo uno con un pezzo in più, in modo che tu sei costretto a buttare via quello che hai, compri il centimetro in più, faccio per dire, il centimetro di tecnologia in più. Ma i centimetri di tecnologia in più sono già 10, 15. Ma se te li vendo tutti in un colpo solo, cosa faccio? No, io faccio l'affare. Negli anni, in 5 anni, lo faccio 5 volte, perché per 5 volte, faccio per dire, ti obbligo a buttar via quello che hai e a ricomprare un pezzo nuovo. E funziona così, purtroppo il nostro mondo funziona, o per fortuna, non lo so, ma comunque funziona così. Beh, sicuramente per un'idea consumistica e di mercato è il mondo perfetto. È chiaro, dal punto di vista dell'ideologia del consumismo è il mondo perfetto. Esatto. Poi, altra cosa è essere d'accordo o meno sul consumismo. Esatto. Ma Sì. Non facciamo i tuttologi, esatto, perché esatto, altrimenti... Esatto. Tuttologi, la nuova religione nostra. Tuttologi? Che sai con tutto? Con la Y alla fine. Sì, allora. Tuttologi invece di scientologi. Nelle tue conferenze che trovate su YouTube, basta che scrivete Mauro Biglino e sono 3 ore che passano, è come vedere il Titanic. È lungo ma passa. Ma secondo me è anche meglio, cioè mi sono rilassato più guardando Mauro che Titanic. Lui dice, i film di Hollywood... come la fantascienza ci prepara a delle cose che devono arrivare, ma in realtà ci prepara anche a delle cose che emergeranno. Guardiamo il film Stargate, americanata, te lo ricordi Stargate? Sì, il film. Sì. Però il termine di non conosciuto, no? Quello che nella Bibbia poi è tradotto con infinito. Olam, esatto. Quanto è attendibile Stargate come film? È attendibile, tutto, guarda, in alcune conferenze ho parlato più volte, per esempio del Salmo 82, quindi delle porte attraverso le quali, porte che erano qui e porte che si aprono su un altro mondo, che la Bibbia definisce mondo Olam, cioè un mondo non conosciuto, e porte attraverso le quali passa il famoso Yahweh, che sarebbe insomma il nome del Dio, che non è Dio, no. Del Dio biblico, no, uno dei tanti piccoli governanti, diciamo il governante che si occupa del popolo era di Israele. Era un po' Aram, insomma. Esatto, cioè. Ecco, che si occupa del popolo di Israele. Ecco, lui passava attraverso quelle porte. E porte che vengono chiamate in 2 modi diversi, e quindi lui entra in porte qui e poi passa attraverso delle porte che vanno su un altro mondo, che è il mondo dove abitano loro, chiamiamo così, quelli che nella Bibbia sono chiamati Elohim. Termine che viene impropriamente tradotto con Dio non c'entra assolutamente nulla, e basta leggere la Bibbia attentamente lo si capisce, non c'è bisogno di biglino, e quindi lì si parla di porte effettivamente attraverso le quali si passa, e di porte ci parlano insomma miti chiamiamoli miti dell'antichità, e quindi non, in realtà non si riprende nulla di nuovo, ma un qualcosa che prima o poi diventerà, come dire, di dominio pubblico. Io spero onestamente, quando io ho iniziato 10 anni fa vedevo tutta una serie di cose molto lontane nel tempo. Col passare di questi anni devo dire che ho visto la velocizzazione di una serie di eventi e di informazioni che hanno fatto sì che comincio a nutrire la speranza che, a parte voi che siete giovani, che sicuramente vedrete, che forse anch'io riuscirò a vedere.
toccandoci, perché sai, perché sta andando veloce. No, se mai a toccarmi dovrei essere io, ma sì, visto che sono più avanti con l'età. No, questa cosa dei 15 anni che ci tocchiamo tutti, ragazzi, no, non ci tocchiamo insieme. Però grazie, ascoltami, scusate, i nostri ragazzi seguono prevalentemente un mondo rap e YouTube, e noi diciamo sempre, ragazzi, non abbiate sogni preconfezionati, non desiderate di diventare quello che tutti desiderano. Una volta era il calciatore e la velina, adesso è lo YouTuber e il rapper. Sì. Tu hai avuto anche tu i modelli, ah, voglio fare l'astronauta, il calciatore, la cosa, però ti piaceva lo studio dell'antico ebraico, lo studio della religione anche, immagino. Sì. Quindi hai avuto una spinta personale, al di là che niente succede per caso, il nuovo messia, bla bla bla. Beh, lasciamo stare il nuovo messia, però mi viene da ridere veramente al solo pensiero. Anche perché poi finisci male, te lo dico, messia qua, messia, vari di. Finiscono male in genere, sì, salvo rarissime, insomma, esatto. Sì, sì, finiscono male, sì. Diamo un contributo ai ragazzi di seguire le proprie inclinazioni. Esattamente, il contributo è ovviamente cercare per quanto possibile di non farsi condizionare dal mainstream, cioè insomma da quello che vogliono, come dire, incanalatevi tutti lì, diventate tutti cantanti o diventate tutti calciatori o diventate tutti, no, ognuno avrà, immagino, spero, delle inclinazioni personali, la capacità e la voglia di coltivarle. Io l'ho fatto in silenzio per un sacco di anni, perché appunto ho sempre studiato per conto mio, finché, udite udite, alla bella età di 60 anni la vita mi si è stravolta. Quindi, come dire, mi si è, ripeto, stravolta quando la gente comincia a pensare ma quanto mi manca da andare in pensione. Ecco, in realtà alla pensione non ci penso proprio, adesso di anni ne ho 70. Però siamo felici di pagartela un po' noi. Ecco, va bene. Se deve arrivare a te, va bene. Va bene, e quindi non abbiate, cioè, non, come dire, non perdete la speranza, ma soprattutto coltivate un qualcosa che vi piace personalmente, se posso dare un consiglio, se posso dare un'indicazione. Per quanto possibile, cercando di essere liberi da quelli che sono i sistemi di condizionamento che ci vogliono chiudere tutti dentro dei recinti precisi, ecco, perché poi chiusi dentro dei recinti diventiamo immediatamente controllabili, perché poi dentro quei recinti bisogna mangiare quell'erba, percorrere quei sentieri, vestirsi, insomma, fare tutta una serie di cose che sono altri che decidono stando seduti attorno a delle scrivanie in ambienti completamente diversi e che decidono della nostra vita. Ecco, insomma, cercate di coltivare degli interessi personali e poi, come si dice, fai quel che devi o quel che ritieni di fare e poi accada quel che può. Mauro, grazie per essere stato qua con noi. Io ho un'ultima domanda, se non dormo. Va bene, dai, fagliela. I giganti. I giganti erano già un prodotto di questo pianeta, un prodotto evolutivo a sé stante, o sono una delle tante razze ominide antropomorfe che vivono? Allora, purtroppo questo è controverso. No! Perché è controverso, diciamo così, ecco, ci sono le due definizioni. Tu ne hai data una, io ne do un'altra, in modo che ci capiamo tutti. Diciamo, è controverso nel senso che all'interno degli stessi testi cosiddetti biblici, da un lato si dice che quando i figli maschi degli Elohim si univano con le femmine terrestri, sulla terra c'erano i giganti. In un altro libro biblico, che è il libro di Enoch, si dice che i giganti sono i figli di queste unioni. Quindi questa cosa qui non la si capisce bene. La cosa interessante è che i giganti sono attestati, cioè sono testimoniati da tutte le culture. Quindi questo è già un primo aspetto che è fondamentale. L'altro aspetto che è fondamentale, e qui ritorniamo, se volete, alle critiche che mi si rivolgono, visto che non sei uno scienziato, non parlare di scienza. Sarebbe come dire che chi non è calciatore non deve parlare di calcio, mi sembra già un'affermazione ridicola, ma comunque va bene, poi li capisco, poveretti. Chi non è musicista non deve parlare di musica. Non deve parlare di musica, cioè, quindi li capisco, poveretti, eccetera. Però, per esempio, gli stessi scienziati tendono a non parlare di giganti perché non sanno come spiegarli. Perché poi ci sono. Ecco, perché poi ci sono. Cioè, che ci trovano, siano stati è fuori di dubbio. Ci sono, li nascondono poi. Esattamente. E quindi però non ne parlano, li accantonano. Io ho una lettera di un archeologo, di un egittologo, una lettera che mi ha consegnato a mano durante una conferenza, dove mi dice: io mi sono avvicinato a quel mondo, quindi ho studiato, mi sono laureato, eccetera, perché ero convinto di entrare nel mondo della scienza, quindi nel mondo che è aperto
alla ricerca di tutte le possibili verità. Dice: ho provato una delusione immensa perché mi sono accorto che ci sono un sacco di cose delle quali è proibito parlare perché non sanno come spiegarle. E siccome non sanno come spiegarle, le accantonano. Ecco, allora io voglio dire, è una scelta. Va bene, non sai come spiegarle, le accantoni. Se però c'è qualcuno che invece, come dire, se ne frega perché non ha problemi, non deve rendere conto al docente universitario, al capo del dipartimento, al capo del centro di ricerca, a chi definisce i finanziamenti, eccetera, ma che ne parla tranquillamente e che ha il coraggio di sbagliare, beh, lasciate che dica, se poi, questa cosa qui, ma sottoposta a verifica, non criticata a priori dicendo ah no, di questo non si deve neanche parlare, di questo non vogliamo, no, perché questo non è scientifico, questo è dogmatico, è mobbing fare questo tipo di affermazione. Allora io dico, dopodiché sarà la realtà a stabilire se non ricordo male alcune delle affermazioni che lo stesso Einstein ha fatto, per esempio sulla deflessione della luce o sul viraggio all'infrarosso gravitazionale della luce, sono state scientificamente dimostrate in modo incontrovertibile, mi pare tra il 1959 e gli anni 60, quindi diverse decine di anni dopo che lui le ha formulate, ma diciamo dimostrate in modo incontrovertibile. Mi pare che addirittura una notizia del genere la si trovi tranquillamente anche su Wikipedia. E quindi un po' di pazienza, no? Un po' di pazienza, finito. Cioè, invece di bloccare a priori. O di nascondere, o di nascondere. Ecco, cioè, viviamo tranquilli, viviamo sereni. Aspettiamo, perché certe cose partono da un sogno, ma partono da delle premesse sulle quali si dice facciamo finta che e vediamo che cosa ne viene fuori. Tutto lì. Perfetto. Io direi che siamo stati... Grazie mille Mauro, noi siamo fan, sì. E abbiamo avuto piacere invitarti. Grazie, l'onore a di invitarti. E volevamo appunto parlare di questi temi che molte volte non traspaiono. Grazie a voi per questa chiacchierata un po' fuori dal comune, esatto. Molto divertente, piacevole. Un'ora è sempre poca con te. E almeno abbiamo parlato di argomenti di carattere generale. Poi esatto. Vabbè, non abbiamo trattato il tema che tu sei massone e rettiliano. No. Magari la prossima volta. Ragazzi. La prossima volta mi trasformo. Qua sotto potete trovare i link per seguire Mauro sui suoi social e alcuni link delle sue più famose conferenze. Sì. Vi ringraziamo tutti quanti per aver seguito questo podcast, potete sentirlo e trovarlo anche su Spotify e su le varie piattaforme che ospitano i podcast come... Spotify! Spotify! Va bene. e qua su YouTube subito. Okay. Subito. Dai! Mauro, ciao a you! Vuoi salutare? Grazie a tutti, e un caro saluto e in bocca al lupo. Cosa dice in ebraico? Shalom. Shalom? No. Suona male però. Vabbè, Mauro, ciao. Una cosa strana tipo tirar fuori... No. Ciao. Per vedere se sei dei nostri. No, chiudi, Fabri, chiudi tutto.